Buonasera e bentornati nella mia cucina. Attenzione alle stellette. Questa sera faremo delle cotolette di melanzane ripiene al forno. Abbiamo bisogno almeno di una melanzana bella grande, di una scamorza, del buon prosciutto cotto di alta qualità, del pane grattato, del parmigiano e delle uova, le uova di Sant'Elia che ci ha portato la nostra amica Lucia. Ora procederemo a tagliare a fette le melanzane e la scamorza, poi le farciremo, le paneremo e le metteremo al forno. Ricordatevi, iscrivetevi al mio canale, seguitemi, condividete i miei video e commentateli. A dopo. Eccoci qua. Abbiamo tagliato la nostra melanzane a fette, la scamorza ugualmente, che se volete la potete già acquistare a fettine, però noi l'abbiamo presa dalla nostra latteria caseificio di fiducia, e il prosciutto cotto. Abbiamo le due uova e ora aggiungiamo un po' di sale e le sbattiamo. Fate incamerare aria le uova, eh? Poi avviciniamo la farina. Ecco qua. Guardate le uova di Lucia di Sant'Elia. E voilà, teniamo la forchetta a portata di mano. Ora cominciamo a montare le nostre melanzane. Melanzana sotto, queste le appoggiamo qui, così vediamo tutti i passaggi. Mettiamo prosciutto cotto, abbondate, così, scamorza e melanzana sopra. Poi la passiamo nella farina. Vedete? Vi faccio vedere tutti i passaggi, nella farina, così, anche le testate, così, così. Poi la immergiamo nell'uovo da tutte le parti, così. Qui abbiamo il pane grattato e ci mischiamo anche il parmigiano. Rapporto 2 a 1. Che vuol dire 2 a 1? Vuol dire un etto di pane grattato e 50 di parmigiano. Eccolo. Così, e poi le paniamo. Così anche la testata. E la mettete da una parte. Poi altra melanzana, melanzana, prosciutto cotto, scamorza, altra melanzana, così. Infariniamo uovo, giriamo tutta intorno alla testata. E poi pane grattato e parmigiano.
Oh sì. E due, e voilà, pulitina le mani. Poi, altra melanzana, prosciutto cotto, scamorza. E altra melanzana, farina, uovo, e vai, panatura finale. E voilà. Procediamo così per tutte le melanzane. Chiaramente le fette di melanzane sono 10, verranno 5 cotolette. Ok? A dopo. Allora, abbiamo acceso il forno a 190 gradi. Le nostre cotolette dovranno stare almeno 25 minuti. Nel frattempo, la nostra leccarda, con un pennello procediamo a ungere il fondo. La nostra carta forno. Ricordate, volendo le potete fare anche fritte, ma sai, i nostri commensali il fritto non lo gradiscono tanto, però verranno buonissime uguali, vedete? Ora disponiamo le melanzane un po' larghe, che sicuramente la nostra scamorza quando è fusa un po' uscirà. Così. E poi con il pennello procediamo a mettere un po' d'olio, sempre olio buono, anche sulla superficie superiore. Così. E questo impedirà al pane grattato di seccarsi troppo. E insieme al parmigiano faranno una crosticina deliziosa. L'uovo si cuocerà. Farina, uovo e pane grattato è una panatura strepitosa, ragazzi. Ecco, io penso possa bastare così. Ora inforniamo e ci vediamo tra 25 minuti. Perfetto. Ecco le nostre cotolette di melanzane. Sono passati 25 minuti a 190 gradi. Ora assaggiamo, ragazzi. Quello che sentite è la pentola a pressione. Stiamo preparando il brodo. Guardate, ragazzi.
Guardate che spettacolo! Assaggiamo? Ci bruceremo! Buonissima! Spettacolo vero!